cioè quei giovani che vanno a studiare non è che portano qui a lungo al ritorno esperienza di vita, perché loro in queste città vivono da studenti sovvenzionati dai genitori. Quindi un'esperienza di vita loro, a mio avviso, non è che se la poi tanto fanno, soprattutto nemmeno di lavoro. Quindi non vedo come questi giovani che vanno a studiare fuori, sì, possono portare un arricchimento culturale dal punto di vista nozionistico e didattico, ma non credo che possano portare un'esperienza di lavoro e di vita da dare ad esempio. Poi per quanto attiene al discorso che facevi poc'anzi, quando parlavi di amministrazione comunale, cioè nel nord, nella troica, diciamo, sotto il monte Carvico Calusco, dove c'è una fetta consistente di lungresi, cioè queste iniziative a livello artigianale sono le amministrazioni comunali che la mandano avanti o è il singolo cittadino che si coalizza? Cioè piove dall'alto queste imprese, per esempio parlava di cooperative di lavoro, di pulizia. Cooperative di lavoro, cioè questo, ecco, succede che ci sono questi imprenditori che si danno da fare e poi appunto con l'appoggio dell'amministrazione comunale gli danno la possibilità appunto di ingrandirsi, di fare dei capannoni. E in che modo l'amministrazione comunale, per esempio io e te vogliamo fare un'impresa di pulizia? Ecco, per fare questo, cioè, non è che loro finanziano l'amministrazione comunale, però gli danno la possibilità magari anche di, dove hanno magari un lotto, di dargli la possibilità di costruire e cercare, diciamo, il posto adatto per loro, per poter appunto contenere tutti questi lavori. Poi, cioè un terreno per farsi un capannone? Sì, per esempio, non so, è nata lì a Calusco, per esempio, una cooperativa grandissima. Ecco, per esempio anche le banche stesse finanziano queste imprese, questi artigiani a realizzarsi, insomma, perché facendo questi capannoni, questi posti appunto dove possono contenere tutto, dove possono lavorare. Cioè contenere il materiale per l'impresa di pulizia. Però per poter contenere il materiale bisogna che l'impresa di pulizia ci sia e venga istituita. Ecco. E qui è il punto. Sì, ecco, questo insomma l'inizio appunto, perché con l'entusiasmo che hanno lassù e con le iniziative che hanno riescono molto bene, appunto dico, ci vogliono molte idee e collaborazione. Quindi se queste idee ci sono, con la collaborazione, la disponibilità, sono per esempio anche delle aree, come dicevo appunto prima, che non basta, diciamo, uno che si metta come impresa e poi non abbia le possibilità di realizzarsi. Ecco, faccio anche un esempio, c'era un artigiano lì a Calusco ancora un po' di anni fa, parlo della vecchia amministrazione, non gli ha voluto dare la possibilità di ingrandirsi, di svilupparsi. E allora cosa è successo? Che ha dovuto andare in un altro paese dove gli hanno dato la possibilità di ingrandirsi, e questo ne ha avuto a male. Queste non dovrebbero succedere, mentre magari, non so, ci sono tanti magari che hanno più conoscenze, come si dice appunto, e hanno avuto più possibilità di svilupparsi. Ecco, queste cose non dovrebbero succedere, perché se c'è la possibilità e la volontà si possono realizzare e anche la gente, diciamo, è più stimolata a fare. Io per esempio non so, anche penso del fatto dell'apprendistato, che è stato uno sbaglio da parte appunto dei sindacati, questo che hanno tolto questo, e non è giusto, perché in base appunto alle capacità. Ma perché l'apprendistato poi sulla carta era buono in teoria, però in pratica si ritorceva a danno del ragazzo stesso, che veniva sfruttato, diciamo, dal datore di lavoro. Ecco perché. Forse con le prime esperienze sì, ma con le ultime esperienze, dato che appunto insomma non potevano pretendere delle sue capacità, e quindi non poteva più succedere questo. Solo che cosa è successo? Che l'apprendista veniva pagato come un operaio. L'operaio a un certo punto si è sentito degradato in questo senso, perché dice: ma come? Io ho lavorato tantissimi anni, adesso. Ah, sì, certo. Una questione corporativa di gelosia, ecco, di lavoro. Di gelosia di lavoro, perché le esperienze sue praticamente non sono valse a niente. E
Poi anche per questi contributi che ultimamente, che sia giusto, siamo d'accordo per i contributi assicurativi, però appunto insomma, dovendo pagare dei contributi assicurativi, dovendo pagare un apprendista quasi con uno stipendio da operaio, molte persone non assumono più questi giovani facilmente e quindi ci sono questi elenchi di disoccupazione. Senti Giovanni, tu poc'anzi in inizio di trasmissione hai parlato di un alungro sviluppato dal punto di vista edilizio, però hai parlato di un alungro seduta dal punto di vista dell'intraprendenza dei giovani e hai fatto un parallelismo tra il giovane diplomato e laureato del Sud e il giovane diplomato e laureato del Nord con due mentalità diverse. A tuo avviso qual è la ragione di fondo per cui il laureato, il diplomato del Mezzogiorno d'Italia o di Lungro, in particolare, abbia queste diciamo così, questi intoppi a livello psicologico, questo freno psicologico di cercarsi un altro lavoro che non sia consono al suo titolo di studio. Secondo te qual è il motivo di fondo di questo freno, di questo blocco? Il motivo, penso, secondo me, è che appunto i genitori sono, come dicevo, troppo protettivi e non vogliono che i figli vadano fuori, al di fuori del paese, quindi non vogliono, non che non vogliono che emergano, ma come vorrei dire, vorrebbero che stessero lì nel proprio paese e vederli continuamente tutti i giorni come stanno, perché si preoccupano. C'è una preoccupazione, diciamo così, familiare che non è, secondo me... È possessiva, sì, è possessiva. I giovani poi si accontentano di quello che appunto possono dare i genitori, le piccole risorse sia economiche, diciamo così, di denaro e della vita quotidiana, diciamo comoda, e quindi non pensano minimamente, insomma, di andare sul nord. Non credi che sia anche una scelta sbagliata, atavicamente, da parte delle popolazioni meridionali, quella di intraprendere gli studi non tanto per erudirsi o acquisire una cultura, ma in quanto per cambiare il loro status tradizionale, cioè il contadino che va, il figlio del contadino, o dell'artigiano prima maniera, che intraprende gli studi, va all'università per laurearsi, non per crearsi una cultura, ma appunto per cambiare la vita tradizionale della sua famiglia, lo stato tradizionale, cioè io non devo fare più il contadino o l'artigiano, ma devo migliorare. E allora, in base a questa mentalità, in base alle motivazioni che hanno spinto le famiglie a far intraprendere i propri figli nello studio, ecco che viene poi, una volta laureato, questo rifiuto di cercarsi un lavoro che non sia consono alla laurea. Secondo me il motivo di fondo è questo, cioè un errore nella scelta degli studi, cioè lo studio intrapreso non come cultura, ma come una ricerca di miglioramento sociale. Secondo me questo è il motivo di fondo. Sì, appunto, ecco, è proprio questo il controsenso, diciamo, appunto, di farli studiare, dico, li mandano, non so, come dicevo prima, a Napoli, a Salerno, a Pisa, a Bologna, a studiare, e poi, quando c'è, diciamo, appunto, la possibilità di mandarli verso il nord a studiare, ecco che non accettano così facilmente i genitori. Sì, ma sarebbe contraddittorio l'applicazione di questo che tu dici, perché se io genitore contadino mando mio figlio a farsi medico, una volta laureato egli non può avere il posto da medico perché c'è l'inflazione anche in quel settore. Allora se io lo mando a mandare a fare il contadino per i campi, vanifico la scelta che avevo fatto, siccome io la scelta l'ho fatta in funzione di fargli cambiare mestiere. Nel momento in cui io lo rimando di nuovo, allora qui sorge la contraddizione. Ecco perché le 8 famiglie di meridionali su 10, una volta laureato diplomato, preferiscono farlo stare
disoccupato lungo il corso, lungo le piazze, piuttosto che andare a fare lavori di bracciantato o di artigianato. Ecco, devi aggiungere qualcosa? Sì. Ecco, io vorrei dire che questo appunto è una scelta che molte volte che non è del tutto normale per quanto riguarda le scuole che ognuno fa. Cioè, non so, adesso la scuola, il Ministro della Pubblica Istruzione molte volte non indirizza bene questi giovani, cioè non fanno niente per indirizzare questi giovani nei settori di insegnamento. No, ma c'è il centro di orientamento, c'è un centro di orientamento, anzi ha anche delle pubblicazioni che istruisce i ragazzi su come poi intraprendere gli studi dopo la terza media. Però purtroppo in questo caso rientrano quelle motivazioni di cui ti dicevo, cioè se la scuola media, supponiamo, indirizza un giovane verso gli istituti professionali, poi è sempre la famiglia in ultima analisi che sceglie, purtroppo, bisogna dire, l'indirizzo da dare ai giovani. Ora, poi sono dei fattori contingenti e utilitaristici, per esempio a Lungro c'è un liceo, no? Una sezione staccata del liceo scientifico di Castrovillani, e molti ragazzi si vanno a iscrivere al liceo scientifico, anche se per qualcuno di loro non è assolutamente la scuola adatta. Però, dato che è in paese, per evitare che si faccia il viaggio quotidiano col pullman, ecco, quindi ci sono anche questi altri fattori, altrimenti la scuola gli indirizzi li dà dal punto di vista dell'orientamento. Ecco, allora se questo esiste, i genitori dovrebbero fare in modo che, sempre appunto con chi di competenza, no? Non devono poi rivalersi sull'amministrazione comunale o sul consiglio provinciale per voler avere a tutti i costi un posto per il proprio figlio, se questo non esiste. Se vengono indirizzati, non so, come ragioneria, e magari c'è la possibilità di impiegare un determinato numero di persone, non è giusto che i lungresi facciano di tutto perché studino medicina i propri figli, perché se sanno dopo che non c'è nessuna possibilità di impiego è ben inutile, insomma. Allora sì, ma a volte certe incrostazioni è difficile toglierle, per cambiare una mentalità ci vuole